Ben trovati da Giovanni Pinelli, oggi è lunedì e come al solito parliamo di tutto ciò che è accaduto nello scorso fine settimana qui su Trip TV, la TV che vuoi tu. Iniziamo subito, banda alle ciance, perché nel calcio è arrivato un successo per il CIE che ha battuto per 1-0 la Teddy Guescovi la State Fattori grazie al gol di Juan Jarat realizzato al 28esimo del secondo tempo. È arrivato questo successo da parte della formazione di Umberto Carmelino che e quindi si è gettata al secondo posto della classifica in virtù delle contemporanee battute d'arresto che hanno coinvolto Cregas, la Dispoli e Valle del Tevere. Non può festeggiare invece la CPC perché al 47esimo del secondo tempo era in vantaggio 1-0 sul campo della Lepanto, è arrivato però alla fine del pareggio da parte di Biancoceleste, quindi 1-1 CPC che rimane al penultimo posto della classifica in maniera solitaria dopo il vantaggio arrivato da parte di Rosso. Inizio secondo tempo è arrivato, come detto, il pareggio da parte dei padroni di casa proprio nel finale, debuttato Emanuele Blasi che ha fatto una buona prestazione in questo match. Parliamo di pallanuoto, è arrivato un successo facile per l'NSNC che ha battuto per 15-2 la 7 Scogli, il match che si è giocato al Palagalli. Nulla da dire su questa gara, tutto facile per i Rosso Celesti già nei primi due quarti. E adesso la squadra di Marco Pagliarini è al settimo posto in classifica, 3 punti dalla zona playoff. Nella palla a mano vince ancora la Faglioni, terza vittoria consecutiva per la squadra di Patrizio Pacifico, ha battuto per 22-19 il Dosso Buono al Palasport in Solera da Magnini. Un bel successo perché adesso la squadra ci è chiesa a 6 punti di vantaggio sul penultimo posto, però non sorride in realtà la squadra camminata da Riga Manuzzella, perché si è infortunata Riga Bartoli che potrebbe rimanere fuori per tutta la stagione a causa di una sicura frattura al radio. Poi c'è da vedere quale sarà la situazione reale del braccio sinistro di Riga Bartoli. Cambiamo ancora sport perché il basket della Stebar 90 andrà a vincere sul campo della PDB la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold. La squadra rossonera, grazie agli americani che hanno fatto benissimo, Morris e Moore hanno avuto un livello importante di prestazione grazie ai loro punti. La Stebar 90 è riuscita a rispugnare il Palatellene e adesso il quintetto di coach Maestro Cecchini è sempre primo in classifica pari perdito con la Tiber. Abbiamo ancora sport perché nella pallavolo è arrivato un successo per la Sartorelli Asp che ha battuto per 3-0 il Santa Monica al Palasport in Solera da Magnini, 2-7 facili per il Rosso Blu che poi nel terzo hanno avuto qualche difficoltà ma sono riusciti a vincere. Nella pallavolo femminile invece sconfitta per la Margutta che ha perso a sorpresa per 3-2 sul campo del Don Orione, rimane sempre seconda in classifica ma è stata raggiunta da Rieti. Cambiamo ancora nel calcio 5, sconfitta per la Megavatt che ha perso per 3-2 sul campo del Real Castelfontana, rimane sempre ultima in classifica, mentre nel rugby non si è giocata la partita del CRC sul campo dell'Avezzano per le nemicate che hanno fatto male, diciamo così, alla Abruzzo. E con questo conclude questo appuntamento di Pitino Sport. Ci vediamo nei prossimi giorni, parlate sempre di sport qui su Trip TV.